Buongiorno a tutti. Comunico e cominciamo il question time del 19 novembre 2021. Comunico che l'assessore all'urbanistica e al governo del territorio Bruno Discepolo, con nota pervenuta in data 17 novembre ultimo scorso, ha comunicato che non potrà partecipare all'odierna seduta di question time per impegni istituzionali ai sensi della legge regionale numero 1396 e successive modifiche. Pertanto l'interrogazione regionale Registro Generale numero 101 a firma del consigliere Francesco Emilio Borrelli è rinviata. Con nota del 18 novembre ultimo scorso, la Giunta regionale ha chiesto il rinvio della discussione dell'interrogazione Registro Generale numero 100 a firma del consigliere Michele Cammarano per approfondimenti istruttori. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 129 del regolamento interno, il consigliere proponente ha la facoltà di illustrare l'interrogazione per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante della Giunta per non più di 3 minuti. Successivamente, l'interrogante o altro consigliere del medesimo gruppo ha il diritto di replicare per non più di 2 minuti. Ricordo inoltre che le interrogazioni all'ordine del giorno sono state elencate nell'ordine di presentazione. Passiamo alla prima interrogazione, Registro Generale numero 97, aventi ad oggetto esame, approvazione ed esecuzione della delibera numero 493 del 3 agosto 2018 dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento, in ossequio al decreto del commissario ad acta numero 70 del 1 agosto 2018 e del relativo decreto di attuazione numero 41 del 9 maggio 2019, a firma del consigliere Luigi Abate, al quale concedo la parola, che ha facoltà di illustrarla per 1 minuto. Grazie Presidente. Allora, con decreto del numero 70 del 1 agosto del 2018, il commissario ad acta strutturava il presidio ospedaliero Sant'Alfonso Maria dei Liguori di Sant'Agata dei Goti come polo oncologico. Con decreto 41 del 9 maggio del 2019, il commissario ad acta, per l'attuazione del piano di rientro e disavanzo del sistema sanitario campano, ha provveduto alla rimodulazione del decreto 103 del 2018 relativamente all'ospedale di San Pio, macroarea Avellino Benevento, e specificamente per il presidio ospedaliero Sant'Agata dei Goti, configurando detto presidio di Sant'Agata dei Goti dell'azienda San Pio quale presidio di pronto soccorso, dotati di posti letti di medicina generale, chirurgia generale, cardiologia, ortopedia, anestesia e rianimazione, secondo quanto risulta nella tabella B allegata al presente provvedimento, integrando poi con posti letti di lunga degenza, riabilitazione e oncologia, con i quali entrava a far parte integrante della rete regionale di assistenza ai pazienti oncologici nell'ambito del percorso diagnostico, terapeutico assistenziale che fanno capo al San Pio, nonché al servizio di radiologia. Il San Pio, per adeguare la missione e la visione aziendale della programmazione regionale, soprattutto al summenzionato decreto del commissario ad acta numero 41 del 9/5 del 2019, quindi soprattutto rimodulava il piano ospedaliero regionale e quindi ha adottato il nuovo piano, nuovo atto aziendale, trasmesso in pari data agli organi regionali per l'approvazione. Con atto successivo, il San Pio, nel recepire la nota regionale recante del 2021, recante linee di indirizzo per l'adozione dell'atto aziendale, ha confermato l'atto aziendale approvato con succitata deliberazione del 28/10/20, inviando tutta la documentazione alla Regione per la necessaria approvazione. Ora, intanto, nelle more dell'approvazione, il 27 ottobre 2021, il Presidente della Regione Campania ha convocato un tavolo tecnico-politico con il contributo del Direttore Generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale, del Direttore Generale del San Pio, del Direttore Generale dell'ASL e di altri rappresentanti del territorio sannita per esprimere la volontà di potenziare il presidio ospedaliero di Sant'Agata dei Goti, confermando e rafforzando quanto già previsto dal Decreto 41 del 2019. Ora, siccome l'atto aziendale del San Pio, di adeguamento più volte menzionato, giace da oltre un anno negli uffici regionali senza che venga esaminato ed approvato, impedendo di fatto
di operare tutte le necessarie modifiche e integrazioni organizzative indispensabili per il buon funzionamento dell'intera azienda ospedaliera e nello specifico del presidio ospedaliero Sant'Agata dei Colli, diciamo, è rilevato che l'approvazione delle banche e la possibilità di parametrare le nuove funzionalità e servizi in esso previsti, il personale e le attrezzature necessarie per l'azienda ospedaliera, si chiede, va bene, come mai è un anno che è stato presentato questo atto aziendale e ancora non viene approvato, anche perché nel territorio si racconta un immediato futuro ospedaliero, soprattutto Sant'Agata dei Goti, che prevede appunto tutto quel personale e quelle azioni dal punto di vista sanitario che debbono essere messe in atto. Ci piacerebbe sapere per quale motivo non viene ancora approvato, anche perché, daremo struttura ai racconti che facciamo sul territorio per quanto riguarda la rimodulazione dell'ospedale di Sant'Agata. Grazie. Bene, grazie al consigliere Abate. Concedo la parola all'assessore Marchiello, in luogo del presidente della Giunta regionale della Campania, ha il diritto a rispondere per un tempo non superiore a 3 minuti. Grazie Presidente. Rilevo in prima battuta che i tempi che si sono persi forse sono quelli passati, 2018, 2019, 2020, 2021, c'è stato un ultimo incontro, lo ha rilevato il consigliere, del 27 ottobre 2021, quindi parliamo di 20 giorni fa, dove il Presidente della Giunta ha dato le ultime indicazioni, perché un piano ospedaliero o un piano aziendale sono piani complicati, si vanno a valutare con i centri di costo, con le spese aggiuntive, insomma ci sono tante di quelle voci che devono essere veramente soppesate prima di... Noi usciamo da un commissariamento decennale proprio perché probabilmente per il passato questo lavoro non si è mai fatto. Comunque leggiamo la risposta che ci hanno dato e vediamo... A seguito delle numerose istanze delle istituzioni e della comunità civile per un potenziamento del presidio di Sant'Agata dei Goti, il commissario ad acta nel 2019 ha preso atto della difficile configurazione geografica del territorio e, fatta propria la necessità di dotare l'ambito territoriale dell'offerta di tutte le prestazioni erogabili in emergenza, ha provveduto alla rimodulazione del decreto 103 del 2018 relativamente all'azienda ospedaliera di rilievo nazionale San Pio ed è stato così disposto che il presidio di Sant'Agata dei Goti dell'azienda ospedaliera San Pio costituisse un presidio di pronto soccorso con una dotazione di posti letto in numerosi ambiti di assistenza medica, dalla medicina generale alla chirurgia elettiva ridotta e con il coinvolgimento degli altri reparti e dello stesso presidio centrale del RUMO. Emerge la complessità dei processi di precisazione e di definizione dei piani ospedalieri che hanno nel tempo rimodulato il presidio di Sant'Agata dei Goti da polo oncologico in presidio di pronto soccorso. A tale proposito occorre sottolineare che la rimodulazione dell'offerta di prestazioni anche di un solo presidio si riverbera sull'intero piano regionale richiedendo una ridefinizione complessiva dell'offerta dell'intera rete ospedaliera regionale e costituisce un procedimento complesso e stratificato che coinvolge più soggetti e più attori istituzionali. Il piano regionale, preso atto della necessità di individuare il presidio di Sant'Agata dei Goti quale presidio di pronto soccorso, ha dovuto infatti rimodulare i posti letto in dotazione al RUMO e al presidio di Sant'Agata in circa 60 unità operative complesse, dall'allergologia alla terapia del dolore, all'offerta per acuti e per lungo degenze e riabilitazione, e verificarne poi la coerenza con la dotazione delle altre unità operative complesse di tutti gli altri presidi attivi su tutto il territorio regionale. Tanto ha richiesto e richiede una corta programmazione da tradurre a cura delle singole aziende nei singoli atti aziendali da redigere e adottare nel rispetto degli indirizzi assunti dalla Direzione Generale nello scorso mese di luglio con nota 276740. L'istruttoria della Direzione Generale, volta a sottoporre all'approvazione della Giunta regionale l'atto aziendale, non può sottrarsi quindi alle complesse verifiche circa la sua rispondenza agli atti di programmazione sovraordinati
e cioè il piano regionale e i decreti commissariali e quelli di indirizzo, e circa la corretta individuazione della dotazione di posti letto, strumentale e di personale per ogni branca di assistenza attiva nei diversi presidi. A fronte di dette considerazioni, la Direzione Generale, nel rappresentare che l'attuale istruttoria risente inevitabilmente di complessi accertamenti e verifiche, ha evidenziato che la delibera 553 dell'ottobre 2021 di adozione dell'atto aziendale è ad oggi in istruttoria presso i propri uffici ed ha manifestato, in un'ottica sempre di maggiore efficienza, la propria disponibilità a verificare che il complesso procedimento in parola non subisca rallentamenti al fine di venire incontro alle legittime esigenze del territorio e dei cittadini sanniti. Grazie Assessore Marchiello. Il consigliere Abbate si sente soddisfatto, vuole replicare? Grazie Assessore, io mi sento soddisfatto dalla dinamica che ha raccontato, delle difficoltà che ci sono nella rimodulazione del piano. Era soltanto per dare una risposta al territorio che si aspetta delle misure piuttosto immediate. Grazie. Bene, passiamo alla prossima interrogazione, numero 98, avente ad oggetto rimozione ecoballe siti di Acerra e Fragneto Monforte, a firma della consigliera Vittoria Lettieri, che prego di intervenire per l'illustrazione per non più di un minuto. Grazie. Grazie Presidente, salve a tutti. Bene, proprio per ragioni di praticità e velocità cercherò di dare una sintesi della situazione. Sappiamo che la Regione Campania ha avviato un grande piano di rimozione di ecoballe e parliamo di ingenti tonnellate, parliamo di 5.300.000 tonnellate di ecoballe presenti sul territorio regionale. Sappiamo che tale procedimento ha avuto anche una forte accelerazione proprio ad opera degli uffici regionali. Tuttavia la questione che riguarda il territorio di Acerra è un po' più complicata. Sappiamo che una prima procedura nel 2019 di rimozione di 49.000 tonnellate di ecoballe andò per la prima volta deserta. Qualche mese fa gli uffici regionali hanno avviato una nuova procedura di rimozione delle stesse, site in località Pantano su Acerra, e inoltre in aggiunta a questa rimozione si prevedeva anche la rimozione di altre 49.000 tonnellate presenti sul territorio beneventano, con precisione su Fragneto Monforte. Tale procedura purtroppo che aveva era iniziata in tempi record, si stimava la rimozione totale entro il 2023, una procedura che sarebbe durata 18 mesi all'incirca, purtroppo subisce un arresto qualche giorno fa con la presentazione di un ricorso da parte delle società escluse dalla gara d'appalto. Tuttavia apprendiamo in un primo momento che la procedura sarebbe stata poi soggetta ad una sospensione ad opera del TAR. Successivamente dai giornali apprendiamo che il TAR rigetta il ricorso e dunque si interroga la giunta regionale sulla appunto avanzamento della questione, sulla situazione attuale e sul future attività di rimozione straordinaria dei rifiuti, considerando che il nostro territorio è già un territorio appunto stremato dalla situazione dei rifiuti. Tuttavia siamo ben consapevoli della differenza tra appunto potere di indirizzo e potere di gestione amministrativa. Grazie. Grazie consigliera Lettieri, concedo la parola all'assessore all'ambiente Fulvio Bonavitacola che ha il diritto di risposta per 3 minuti. Sì, grazie Presidente, ma l'interrogante evidentemente e virtuosamente documentata ha fatto una ricostruzione corretta della vicenda che mi esonera dal raccontare i passaggi del procedimento. Fatto positivo è che il TAR con una pronuncia di qualche giorno fa ha rigettato il ricorso delle due imprese escluse
e che erano state escluse perché non avevano nella offerta di gara indicato i siti di destinazione finale dei rifiuti che dovevano essere rimossi. Questo è un requisito ineliminabile e non può avere ingresso in questo caso il soccorso istruttorio, perché l'istituto serve a colmare mere incompletezze documentali o mere esigenze di chiarimento. Non può essere ammesso il soccorso istruttorio, cioè la integrazione dell'offerta prodotta, nei casi in cui questo soccorso dovesse colmare una carenza, diciamo, importante, una carenza costitutiva dell'offerta. Quindi la commissione di gara correttamente aveva escluso queste due imprese, le quali hanno fatto ricorso al TAR, legittimamente, naturalmente, la giustizia amministrativa esiste per dirimere queste vicende, e io ovviamente esprimo compiacimento perché il TAR ha dato ragione alla commissione aggiudicatrice, quindi ha dato ragione a noi, e devo dire, e questo va dato atto, perché spesso la giustizia amministrativa viene additata come responsabile di lungaggini nel campo dell'attuazione delle opere pubbliche, questa pronuncia è avvenuta in tempi sostanzialmente rapidi. Quindi la vicenda si è conclusa, poi le imprese potranno eventualmente adire la giurisdizione superiore, cioè fare appello in Consiglio di Stato, ma questo appello di per sé non rappresenta un motivo di sospensione della procedura, che andrà avanti. Noi tenevamo molto a quest'ultimo, vorrei ricordare che questa è l'ultima delle gare sulla vicenda Ecoballe, perché con questo procedimento si chiude la parte amministrativa, non ci sono altre ecoballe stoccate che devono essere interessate da procedure di aggiudica o da interventi. Ci tenevamo molto sia per l'intervento a Fragneto Monforti, in una parte di territorio del Sannio molto importante, che da anni attende questa rimozione, e anche questa in località Pantano, per la quale, come veniva ricordato correttamente, avevamo già tentato una prima procedura, però la gara andò deserta perché in quegli anni, parliamo di pochissimi anni addietro, quando noi ci buttammo a capofitto sul programma di rimozione, vi erano grandi criticità nella gestione del ciclo dei rifiuti in Italia e in Europa, e quindi vi era una carenza di disponibilità di impianti, e quindi molte gare purtroppo, ai noi, andarono deserte, tra cui questa di Acerra. Adesso la situazione è cambiata, e i tempi saranno rispettati, e quindi si conclude positivamente questa vicenda. Non mi dilungo su una informativa generale che pure l'interrogante chiedeva alla parte finale del suo testo di interrogazione, cioè lo stato delle procedure più in generale per il programma straordinario di rimozione delle ecoballe. Ne abbiamo parlato in più occasioni, ricordo solo che questa modalità, che interessa quindi anche Fragneto Monforte e Pantano di Acerra, rientra nella filiera del trasporto fuori regione per circa 1 milione di tonnellate. Le altre ecoballe saranno trattate, una all'impianto di Caivano, le cui due linee sono già in funzione, per 400.000 tonnellate all'anno, e l'altra all'impianto di Giuliano, prevalentemente volto al recupero di materia, per il quale sono in avanzato stato di definizione i lavori delle opere civili. Il capannone è sostanzialmente completo, adesso siamo alla fase delle opere interne e delle dotazioni impiantistiche, quindi anche Giuliano, che è destinato, vorrei ricordarlo, a rimuovere esclusivamente le ecoballe stoccate nel territorio del comune di Giuliano, questa è la sua missione. Credo che nei prossimi mesi anche questo secondo impianto potrà essere attivato, e quindi si completerà, diciamo, in maniera efficace l'intero sistema di rimozione e di trattamento delle ecoballe, risolvendo un problema annoso che molti ritenevano fosse irrisolvibile. Grazie.
Grazie Assessore Bonavitacola, concedo la parola alla consigliera Lettieri che ha il diritto di replicare per un tempo non superiore. Grazie Assessore, minuti. Lieta di apprendere queste notizie, rimarremo sicuramente attenti e ci porremo sicuramente come interlocutori privilegiati dei cittadini, perché l'interesse principale è quello di liberarci di questa brutta eredità. Passiamo all'ultima interrogazione prevista per il question time di oggi, la numero 99, che ha ad oggetto piano regionale di governo delle liste di attesa, attuazione. La firma della consigliera Valeria Ciarambino, che prego di intervenire per l'illustrazione per un tempo non superiore a un minuto. Grazie Presidente. Assessori, colleghi, l'argomento odierno del mio question time è un tema per il quale sto ricevendo sollecitazioni quotidiane dai cittadini campani e che credo dovrebbe essere una priorità nell'azione politica di tutto il Consiglio regionale della Giunta. Mi riferisco di fatto al blocco delle prestazioni sanitarie, sia nel pubblico, dove le liste d'attesa raggiungono oramai tempi biblici che sono incompatibili con la garanzia del diritto alla salute, sia all'esaurimento, con 3 mesi di anticipo di quelli che sono i cosiddetti tetti di spesa che consentono ai cittadini di potersi curare a spese del servizio sanitario regionale all'interno delle strutture convenzionate. In verità, per via del Covid, questo budget si era già esaurito anzitempo, tra la primavera e la scorsa estate. Io ero intervenuta presentando una mozione che ha trovato il massimo accoglimento da parte di quest'Aula, è stata approvata all'unanimità e ha portato ad agosto scorso il governo regionale ad attivarsi per la rifinalizzazione delle risorse già stanziate col decreto sostegni, circa 80 milioni di euro, 43 al pubblico, 37 alle strutture private convenzionate. Oggi, a tre mesi dalla fine dell'anno, ci siamo ritrovati, quindi dal 1° di ottobre, già all'esaurimento di queste risorse e quindi al blocco delle prestazioni. Ora, nel 2019 la Regione Campania ha adottato il piano regionale di governo delle liste d'attesa, recependo una norma nazionale tanto voluta dall'allora ministro Giulia Grillo, decreto poi modificato dalla Giunta regionale il 24 gennaio del 2020. Questo piano di governo regionale delle liste d'attesa è un piano straordinariamente sul pezzo, laddove prevede una serie di interventi che servono a garantire che i cittadini ricevano le prestazioni sanitarie nei tempi dovuti attraverso procedimenti anche rapidi. Prevede che le strutture diagnostiche pubbliche possano lavorare anche nelle ore serali e durante il fine settimana e prevede dei percorsi di garanzia. Io me li sono andati a leggere perché dicevo non è possibile che noi ci arrendiamo rispetto al fatto che oggi in questa regione non ci si può curare e mi riferisco, Assessore, anche ai pazienti oncologici che purtroppo devono pagarsi prestazioni costosissime come TAC, risonanze magnetiche, PET e così via. Immagino che tutti noi siamo sollecitati dai cittadini della Campania. Ebbene, in quel piano regionale ci sono delle clausole di garanzia che prevedono che laddove nel pubblico, nelle agende delle aziende sanitarie ospedaliere, non ci sia spazio per l'effettuazione di visite ed esami perché i tempi sono troppo lunghi, il cittadino può curarsi in intramenia e il costo della prestazione è a carico del sistema sanitario regionale, il cittadino paga solamente il ticket. Questa sarebbe una misura, se fosse stata attuata, perché c'è per ora solo sulla carta, sarebbe una misura straordinaria in questo momento per rispondere al bisogno, perché non credo che possiamo alzare le mani e dire non si può fare nulla davanti alla negazione dell'assistenza. Allora, la mia interrogazione di oggi chiede anzitutto di sapere, visto che abbiamo stanziato 43 milioni di euro aggiuntivi nel pubblico per il recupero delle liste d'attesa e visto che non mi sembra che purtroppo si siano prodotti ad oggi degli effetti, almeno non ne ho una contezza evidente, visto quello che mi arriva dai cittadini. Anzitutto la Regione si sta verificando in che modo le ASL e le aziende ospedaliere stanno utilizzando questi fondi stanziati dalla Regione
per garantire l'assistenza sanitaria ai cittadini. Non vorrei mai che questi fondi si stessero disperdendo in progetti e progettini per distribuire un po' di soldi a tutti e non in vero per garantire il diritto alla salute dei cittadini. E contemporaneamente io voglio sapere se, anche vista la situazione emergenziale che si ripeterà come si ripete ogni anno, anzi peggiorata per via del Covid, se la Regione intende dare immediata attuazione a quei percorsi di garanzia che consentirebbero ai cittadini di curarsi in intramenia diciamo, con i costi a carico del sistema sanitario regionale. Grazie. Grazie consigliera Ciarambino, concedo la parola all'assessore Antonio Marchiello per 3 minuti. Per la risposta. Presidente, mi corre l'obbligo di condividere le preoccupazioni della consigliera Ciarambino, perché ovviamente la sanità è quella che ci stiamo lavorando veramente a ritmi serrati. Però voglio fare 2 osservazioni. Una che riguarda l'intramenia. L'intramenia è solo una piccola parte del problema, perché il problema grosso ovviamente sono le prestazioni specialistiche, soprattutto quelle ambulatoriali presso i centri accreditati, e se non erro, da quello il dato che ho io, solo da lunedì, non questo ma l'altro, quindi lunedì l'altro, il cittadino è costretto a pagare le prestazioni. Questo per mia notizia, insomma. Vediamo un attimino la direzione che cosa ci ha risposto per capire che cosa stanno facendo come verifiche su quello che è stato deliberato. Allora, al fine di ridurre le liste di attesa, il decreto legge del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020 numero 126, all'articolo 29 detta disposizioni urgenti stabilendo che, ai fini del recupero di prestazioni ambulatoriali, di screening e di ricovero ospedaliero, non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus COV-2, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale possono avvalersi degli strumenti straordinari di cui al presente articolo, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale. Questa previsione ha incontrato una sua prima applicazione con deliberazione 543 del 2 dicembre 2020 di approvazione del programma operativo per la gestione dell'emergenza Covid-19 per gli anni 2020 e 2021, che contiene, ai sensi del richiamato articolo 29 del decreto legge 104, il piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa. Con successiva delibera 620 del 29 dicembre 2020, la Giunta regionale ha poi aggiornato il piano operativo per il recupero delle liste di attesa e ripartito il fondo assegnato alla Regione tra le aziende sanitarie del servizio sanitario, gli 80 milioni. Successivamente, con deliberazione 353 del 4 agosto 2021, il piano è stato ulteriormente aggiornato ed integrato al fine di recepire i nuovi indirizzi normativi recati dall'articolo 26 del decreto legge 73 del maggio 2021 e così orientare la definizione dei piani operativi aziendali di recupero da parte di ciascuna azienda del servizio sanitario regionale. In particolare, quest'ultima delibera 353 del 2021 prevede, tra l'altro, di estendere fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di derogare al regime tariffario delle prestazioni aggiuntive eseguite in attuazione degli articoli 29 del Decreto Legge 104 del 2020 e 26 del Decreto Legge 73 del 2021 e coinvolgere anche le strutture private accreditate nell'obiettivo di recuperare le prestazioni non rese, individuando a tale fine specifiche risorse economiche in deroga a quelli che sono i limiti di spesa ordinariamente imposti dalla Spending Review, ferma la garanzia di assicurare l'equilibrio economico del servizio sanitario regionale. Quindi sempre un calcolo ragionieristico, sempre nel tetto. A riguardo, la Direzione Generale evidenzia che la cospicua riduzione delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione e in particolare delle prestazioni di specialistica ambulatoriale a causa dell'emergenza Covid ha determinato una conseguente maggiore domanda delle medesime prestazioni nei primi 6 mesi del 2021, con l'effetto, tra l'altro, di determinare un più rapido esaurimento del budget assegnato ai centri privati erogatori di assistenza specialistica ambulatoriale. Successivamente alla direzione
sottolinea l'attenzione e il rilievo che nell'azione regionale rivestono l'abbattimento delle liste di attesa e la verifica dell'efficacia delle misure fin qui adottate. Ed infatti, a cura della direzione, con il supporto della società Soresa, è in corso il monitoraggio dell'efficacia delle azioni programmate e svolte dalle singole aziende sanitarie per il recupero delle prestazioni non erogate a causa della pandemia, secondo gli indirizzi contenuti nei piani operativi approvati con le richiamate delibere 543 e 620 del 2020 e 353 del 2021. Grazie Assessore Marchiello. La consigliera Ciarambino ha diritto di replica per 2 minuti. Prego, consigliera. Sì, grazie Presidente. Purtroppo non posso dirmi soddisfatta della risposta perché non c'è stata una risposta, c'è stato il racconto di quello che ci ha portato fino a qua, che io stessa ho illustrato, perché la possibilità di svincolare i fondi del decreto sostegni e di ridestinarli al recupero delle prestazioni sia nel pubblico che nel privato convenzionato è quello, diciamo, che è scaturito dalla mozione approvata all'unanimità in quest'Aula. So bene che c'è la spending review e non possiamo immaginare di, diciamo, mettere soldi come in un pozzo senza fondo, senza un criterio. La mia domanda era un'altra, caro Assessore, era: siccome abbiamo già stanziato 43 milioni di euro, i 37 milioni di euro del privato sono finiti ad ottobre, sono bastati per 2 mesi, perché dal 1° di settembre ad ottobre, glielo dico, le prestazioni sono finite, ci sono anche associazioni di categoria che effettuano questo monitoraggio, ma il vero monitoraggio lo fanno i cittadini che ci scrivono, anche pazienti oncologici oramai da quasi 2 mesi si stanno pagando le prestazioni. La vera domanda è: i 43 milioni di euro che abbiamo dato al pubblico, come lo sta il pubblico utilizzando? Lei mi ha detto in corso un monitoraggio, ma non possiamo fare che mentre il medico studia il paziente muore. Cioè, noi siamo in una situazione grave, in una situazione emergenziale che ci dovrebbe non far dormire la notte per trovare una soluzione. Quindi io auspico, la soluzione c'è, la soluzione è prendere questi fondi, lo ripeto, a me risulta che addirittura si vogliano includere gli amministrativi delle strutture sanitarie nel riparto di questi fondi. Ebbene, mi auguro che ci sia, diciamo, un'attenzione della Regione a evitare che quei soldi finiscano dove non debbano finire e servano invece a garantire il diritto alla salute, una modalità per un corretto utilizzo, tenendo conto che voi avete messo tra i criteri di valutazione prioritari dei direttori generali il recupero delle liste d'attesa e che questi fondi possano essere utilizzati per coprire le clausole di garanzia che la Regione stessa, recependo il piano nazionale di governo delle liste d'attesa, ha inserito nel suo piano regionale. Cioè, noi ci abbiamo scritto nero su bianco che dobbiamo garantire ai cittadini, laddove le agende sono piene, nel pubblico e nel privato i fondi sono finiti, che si possano curare in intramegna e la Regione rimborsa. Perché non prendiamo questi 43 milioni di euro e non li dirottiamo su questa misura immediatamente? Questo era il senso della mia interrogazione, ma io non mi fermerò, presenterò una mozione per, diciamo, spingere e stimolare la Regione a dare attuazione a quella che essa, all'impegno che essa stessa ha messo nero su bianco. Grazie. Bene, non ci sono altri argomenti all'ordine del giorno, dichiaro chiusa la seduta.